Oggi, prima di tutto, una buona notizia. Siamo arrivati a 50.000! Siete contenti? Io sì, moltissimo! Grazie a tutti voi per il sostegno che mi date ogni giorno, perché guardate i miei video, mi date i vostri mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi iscrivete al canale, attivate le notifiche e mi scrivete i vostri commenti e soprattutto mettete in pratica lo stile di vita sano che io stessa pratico ogni giorno e propongo sul mio sito, nei miei libri e su YouTube da tanti anni e questo mi rende ancora più felice. Brindo con un po' di succo di mela, vista l'ora. Salute! Oggi in particolare ringrazio Maria Laura e Kira che sono state le prime a farci i complimenti nei commenti. Farci a chi? Ma a tutti noi, perché è un traguardo che abbiamo raggiunto insieme e quanti ancora ne potremo superare? Io mi sto impegnando a fare sempre nuovi video con tanti consigli per aiutarvi a volervi bene e voi seguitemi, sperimentate e fatelo sapere in giro condividendo i miei video. Bene, per i video di questa settimana ecco cosa ho pensato. Vista la stagione parliamo di fianchi e maniglie dell'amore. Ma qui più che le maniglie dell'amore ci sono i maniglioni antipanico. E capita, ma vedrai che con le mie strategie è possibile tornare in forma e affrontare l'estate e la temutissima prova costume a cuor leggero. Ma poi scusate, chi ha detto che le maniglie dell'amore vanno fatte sparire del tutto per forza? C'è chi dice che siano addirittura curve sexy. Di questo ne parliamo mercoledì nel vlog. E domenica vi svelo comunque i miei segreti per dimagrire i fianchi e le temute maniglie dell'amore. Ma non è finita, ci sono altri due video in arrivo questa settimana. Venerdì rispondo alla richiesta di Ciao M che nei commenti mi ha chiesto più volte un video sulla soia. Quindi pubblicherò una mia speciale lezione proprio sui benefici di questo alimento. Ciao Em! E come vi ho annunciato in questo video, sabato vi voglio descrivere la mia ricetta preferita di insalata di riso dietetica, perfetta per l'ufficio, la spiaggia e i picnic in vacanza. Gnam! Non vediamo l'ora! Tra l'altro, avete letto? In questi giorni ci sono stati in Italia picchi di caldo i più alti da circa 15 anni. Ma non solo in Italia. Ho letto che a Phoenix, in Arizona, le temperature hanno toccato i 49 gradi e le autorità hanno dovuto proibire agli aerei più grossi di volare. A causa del caldo, l'aria era troppo leggera per garantire condizioni di volo sicure. Solo gli aerei più piccoli potevano volare, così la gente è rimasta a terra a sudare e disidratarsi. Ma voi no, amiche e amici, bevete tanta acqua. Non fate finta, bevete davvero con impegno. Evitate il sole nelle ore più calde, coprite il capo con cappelli o bandane quando siete al sole e non dimenticatevi di mangiare tanta frutta e verdura cruda. E noi ci vediamo nei prossimi video, qui sul canale naturalmente. Ciao! Brindo con un po' di... Benissimo!